Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Luca e oggi, come mi avete chiesto veramente in tantissimi sotto il video che ho fatto sulla mia pagina di Facebook, vi andrò a parlare della mia tavoletta grafica. La tavoletta che ho comprato è la Wacom Intuos Draw e fa parte appunto della famiglia delle tantissime tavolette grafiche prodotte da questa azienda, che ovviamente non mi ha assolutamente sponsorizzato per fare questo video, anche perché veramente non ne ha assolutamente bisogno essendo il leader nel settore. Come ho scelto questa tavoletta e perché ho scelto proprio questa e non magari una di quelle un pochino più avanzate, professionali? Sostanzialmente perché non ne sento la necessità. Innanzitutto la tavoletta grafica è uno strumento che permette di andare a lavorare esattamente come con il mouse, ma in maniera molto più precisa, naturale e ovviamente anche più artistica, se così vogliamo dire, specialmente se ci andiamo ad approcciare al disegno e al photo editing. La Wacom produce veramente un sacco di tavolette e andando sul loro sito potrete vedere che ce ne sono veramente tantissime, sia come questa, quindi delle semplici tavolette su cui noi possiamo andare a pennellare, a disegnare con una penna senza vedere nulla, collegandole chiaramente allo schermo. Oppure ci sono anche tavolette veramente fighissime, bellissime, con lo schermo integrato, nelle quali appunto si va proprio a disegnare, a pennellare sullo schermo, un po' come se fosse ad esempio un iPad, ed è una cosa estremamente bella e gratificante anche da fare, specialmente per chi magari lo fa per lavoro e quindi comunque ha la possibilità e la necessità di investire in strumenti di questo tipo. Però chiaramente questo non è il mio caso e credo che non sia nemmeno il caso di molti di voi che state guardando questo video. Io ho scelto questa tavoletta per il semplice fatto che è prima di tutto economica paragonata a tutte le altre che produce questa casa e secondariamente ha tutte le funzioni che mi servono per andare a compiere delle regolazioni precise in maniera molto semplice e agevole senza tanti fronzoli. Questa tavoletta ci arriva a casa con una penna che riesce a riprodurre sulla nostra tavoletta fino a 1024 livelli di pressione, che sono veramente tantissimi, quindi comunque possiamo avere un sacco di sfumature andando a pennellare, quindi andando a creare un tratto sulla nostra tavoletta. La penna stessa ha due pulsanti che possiamo andare a programmare all'interno del software dedicato che ci arriva con la tavoletta, così come anche sulla tavoletta stessa sono presenti quattro pulsanti programmabili e la cosa bella è che possono essere programmati indipendentemente per ogni singola applicazione. Quindi ad esempio se noi in Photoshop vogliamo programmare questi tasti lo possiamo andare a fare in maniera specifica per Photoshop, per poi magari invece andare in Premiere e andare a dare a questi pulsanti altre funzioni. Per quanto riguarda la tavoletta e una brevissima panoramica di quello che ci arriva a casa, vi posso dire che appunto nella confezione abbiamo chiaramente la penna e la tavoletta stessa e poi abbiamo il cavo che ci permette di collegare la tavoletta stessa al nostro computer, un cavo semplicissimo USB e poi micro USB. La cosa interessante è che poi la si può andare anche a trasformare in una tavoletta wireless, ovviamente con un adattatore che viene venduto a parte e che costa sui 40 euro. Non è pochissimo, però magari se volete avere una scrivania più ordinata, più pulita, eccetera, può farvi comodo. Inoltre poi invece andando ad analizzare la parte posteriore e andando a rimuovere il coperchietto qui in alto possiamo trovare appunto l'alloggiamento della batteria del modulo wifi con appunto l'ingresso del modulo wifi e poi inoltre troviamo tre punte di ricambio per la penna che fanno veramente comodo perché comunque sia la penna si consuma mano a mano che la si va a utilizzare, quindi già nella confezione sono già incluse tre punte, comunque sia hanno una durata veramente molto molto lunga e dipende anche un po' da quanto la utilizzate, ma credo che non avrete bisogno di ulteriori punte per quanto riguarda l'utilizzo della tavoletta stessa. Una cosa che non vi ho ancora detto tra l'altro è che questo modello di tavoletta viene venduto in due versioni. Questa più nello specifico è la Wacom Intuos Draw, che arriva a casa in maniera molto semplice senza alcun software, quindi ci arriva a casa la tavoletta, la penna eccetera, però non ci sono software al di là di quello proprietario Wacom per programmare tutto quanto. Però questa non ha nemmeno il touchscreen, quindi non ha i sensori presenti sulla zona attiva di disegno per andare a zoomare dentro, per andare a zoomare in fuori oppure per muoversi all'interno dei vari programmi. Mentre invece poi esiste una versione un pochino più costosa che va dai 70 euro fino ai 90 circa e in descrizione vi lascio i link di Amazon per andarle a vedere eccetera, che invece consente anche di andare proprio a fare delle classiche gesture come su uno smartphone per navigare nelle foto all'interno del nostro computer. Può far comodo come
no. Io chiaramente non sono un amante dei touchscreen per quanto riguarda i computer e ne faccio volentieri a meno, anche perché ho risparmiato qualche decina di euro. Ovviamente però sappiate che c'è questa possibilità. Tra l'altro vengono vendute queste tavolette anche con diversi software, quindi possiamo avere magari quello dedicato al disegno, quello dedicato più alla pittura, quello magari invece dedicato ai fumetti giapponesi, quindi comunque potete anche eventualmente valutare l'acquisto di quelli se avete delle necessità particolari e magari non sapete ancora con quale software approcciarvi a quello che vi piacerebbe fare. Però ovviamente io, lavorando sempre in Photoshop e in Lightroom, non ho la necessità di acquistare altri software, quindi cerco sempre di andare un pochino più al risparmio. Quindi riassumendo, ho acquistato la Wacom Intuos Draw e non magari la Wacom Intuos Pro per il semplice fatto che non ho la necessità di andare ad avere le caratteristiche che offre la versione Pro, per me sono assolutamente sovradimensionate. Di conseguenza ho preferito risparmiare, investire in una tavoletta buona, costruita bene, di plastica ma veramente solida e molto carina e bella da vedere, anche da tenere semplicemente sulla nostra scrivania, così davanti al computer, però chiaramente offre anche veramente un ottimo utilizzo. La penna è eccezionale, molto leggera, si tiene veramente bene in mano, i pulsanti funzionano alla perfezione e la cosa che mi è piaciuta di più è il software, perché è veramente molto semplice da utilizzare e permette di andare a programmare tutto quanto con qualche semplice click. E se poi vi interessa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, potrei andare a fare un video dedicato all'utilizzo proprio della tavoletta grafica, chiaramente in ambito fotografico. Detto questo, quindi, ovviamente io vi ringrazio per aver guardato il video, fatemi sapere qui sotto nei commenti, come sempre, se vi è piaciuto e vi è interessato. In descrizione vi lascio il link a Amazon nel caso in cui voleste vedere specifiche ancora più tecniche oppure acquistare il prodotto e finanziare il canale in maniera totalmente gratuita. E per concludere vi invito a seguirmi su Instagram, dove vado a mettere costantemente foto, video e anche storie dal campo. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video il martedì e il venerdì alle 9, proprio qui su questo canale. Ciao!